Ciao a tutti amici, sono Giso e siete su Giso's Playroom. Per il video di oggi vi porterò una domanda e così capirete di che cosa parliamo. Come persone, come carattere, preferite recuperare qualcosa di inferiore ma gratuito o preferite spendere per un prodotto che sia premium e quindi anche migliore? Perché vi sto dicendo questo? Perché dopo aver visto il famoso emulatore di Switch Skyline, un emulatore totalmente free, open source, tranquillissimo, e che non ha bisogno di nessuna spesa, ma che onestamente, come vi dicevo, mi ha un po' deluso nelle sue prestazioni. Oggi faremo una videoprova di due cose, della sua componente, diciamo, a pagamento, nel senso che andremo a vedere, vediamo se lo vedete, questo che è la versione V3 aggiornata con maggiore compatibilità e stabilità dell'Egg NS Emulator. Ho un po' di ROM, le proveremo insieme. Non faremo un gioco solo, sennò poi si lamentano e dicono che sono poco professionale. Ma proveremo tutto quello che ho trovato. Secondo me ci sarà da divertirsi. Cercherò di non fare un video che dura tutta la vita, ma che vi dia un'idea. Perché dico che è premium? Perché l'app si scarica, potete vedere il video precedente dove parlavo della versione V2. Ma il problema, e noi faremo anche una prova di un unboxing di questo, servirà per utilizzare questo emulatore. Per alcuni è una cosa indegna e negativa, ma serve questo controllerino della Gamesir X2 Type-C. Mi raccomando, non prendete la versione Bluetooth, che sono uguali, sarebbe anche meglio col Bluetooth invece che col Type-C, ma questo non vi sblocca. La V3 dovrebbe essere compatibile con un ulteriore nuovo controller che dovrebbe costare ancora di più e che ci avrebbe inserita anche la ventolina. Io non l'ho ricevuto e non l'ho sinceramente da Gamesir. Se volete vedere, dovrebbe esserci una prova tra i video di Techtopia, che insomma parla in inglese un po' di merda, però è molto bravo nel suo. Detto questo, io direi di smetterla di parlare e di passare all'unboxing del controller e alla prova di questo nuovo emulatore. Ma questo lo facciamo comunque dopo la sigla. Eccoci qua, siamo belli carichi, siamo belli pronti. Abbiamo il nuovo controller. Se vedete, rispetto al controller che c'è la versione precedente, questo ha la croce direzionale più simile a quello dello Switch Lite. E abbiamo due telefonini carichi di giochi da provare. Quindi facciamo un veloce unboxing. In questa versione migliorata del Gamesir X2 troverete questa bella, diciamo, confezione per trasportarlo. La si apre, assomiglia francamente alla confezione della Switch. Accessories, certo che boh, chissà che ci hanno messo come accessori, adesso vediamo. C'è un libretto di istruzioni. Ci sta un bel adesivo simpatico e dovrebbero esserci anche, se immagino, dei gommini, eccoli qua, per sostituire quelli sul controller stesso che vedete qua dentro o anche per metterli sopra. Sembra molto solido. Se hanno risolto il problema delle dimensioni che aveva il controller precedente, direi che è un buon acquisto. Lo vedremo comunque. Al momento mi fa una simpatia. Poi vi ripeto, c'è anche chi considera tutto questo l'obbligo a comprare questo controller anziché un altro, o l'impossibilità di usarlo senza, come una schifosa camorra, una schifosa mafia videoludica, e nel qual caso io non posso dirvi se queste sono delle valutazioni che non posso fare io. Io vi dico intanto che questo controller non costa poi tantissimo,
è bello solido. Vi metto il link in descrizione per l'acquisto su Amazon, dovrebbero essere 69. Molto spesso viene scontato sui 57-55, quindi insomma il prezzo è quello che vedete, è bello telescopico. Qua c'è la presa USB-C. E che è morto il telefono, benissimo. Ok. Ma benissimo, io prima di andare a provare l'emulatore, onestamente, calcolando che vi è un software che è utilizzato anche per l'altro, io andrei a vedere un secondo. Guardate, adesso vediamo un attimino. Bene, dovrebbe averlo trovato. Se c'è un firmware upgrade, sì, accendiamo. Benissimo, mi dice che il controller è già aggiornato all'ultima versione. Perfetto. Quindi, torniamo a noi. Abbiamo un po' di giochetti da provare, alziamo anche il volume. Il primo che proverei è Diablo 3. Ci sono qui eventualmente delle patch, andate sempre a vedere. Diablo 3 Super Cheating. Ma onestamente io non lo toccherei. Vediamo se va così. Il primo caricamento è sempre un po' più lungo, però magari ci sorprende in positivo. Sta caricando, ci sta pensando. Questo emulatore, questa ROM sulla V2 funzionava. Non saprei se ha dei problemi di caricamento. Certo che non siamo partiti col botto, eh. Madonna. Beh. Qua c'è la dock mode. Proviamo un gioco più piccino, vediamo se gli piace. Niente di più facile che magari vada semplicemente riavviato, eh. Nel frattempo mi accingo a riavviare l'altro telefono, così che sia bello fresco. Sentite, io ho l'impressione che stia facendo un po' cilecca. Allora, sapete cosa facciamo noi adesso? Prendiamo l'altro telefono. Sono cose che capitano, del resto preferisco sempre farvi vedere tutto quello che può capitare piuttosto che tagliare. Ah, questo è sempre il telefono che c'ha i problemi a riavviarsi, eh. Mamma mia, sto telefono. Dai. È terribile. Ma non si riesce a riavviare. Eccolo qua. Riavviamo il telefono. Tocca per riavviare. E nel frattempo muoviamoci su questo. Scusate un attimo. Allora, cominciamo le pratiche per la connessione di questo. Mannaggia, è veramente scomodo questo coso della USB-C. Ok,
cerchiamoci leg ns e vediamo se questa è la volta buona. Vi chiederà un login, dovrete registrarvi. Allora, sto gioco funziona sicuro, per cui vediamo. Sto gioco niente meno funziona persino. Sullo skyline. Eccolo qua. Abbiamo sbloccato. Questa è quella che definirei una buona emulazione. Sta caricando. Vi ricordate la differenza con l'attuale stato di Skyline? Skyline è gratis, ma poi alla fine questo lo pagate, però è chiaro il punto? Ragazzi, questo è un gioco bellissimo, ma io voglio farvi vedere altro. Vi risparmio i vari cuphead che tanto già sappiamo che funzionano. Guardate che c'ho qui. Controller play. Si è rifiutato di partire, va bene. Qualche crescetto ci può stare sempre. Forse non è proprio stabilissimo, però. Ed eccolo qua! Questo è Crash Insane Trilogy, l'immortale Crash Insane Trilogy. Activision presenta un ritorno inaspettato. Va bene, dai, bellissimo. Ma voglio che vediate un po'. Andiamo direttamente sulla roba bella. Andiamo direttamente su Crash 3 Warped. Un po' ci ho giocato, ammetto, eh. Vediamo se vi sblocco un ricordo adesso. Sentite il sonoro, guardate gli FPS. Perché c'ho anche gli FPS, che se ne dica, eh. Nove 30 fissi di FPS emulato alla perfezione. Guardate gli effetti grafici, che bello. Oh my god. Ciao Crash. Onestamente, ma ve l'aspettavate un gioco del genere? Mi sono fatto inchiappettare come un fesso, ma non sono buono. Ce l'ha Android un gioco simile? Prima non ce l'aveva, ma con questo emulatore e questo controller. Ora, capiamoci, ci sono sempre tanti pro e contro sull'emulazione, e come vi dico sempre, il migliore emulatore
della Switch è la Switch. Però a volte, come avete visto nella prima parte del video, capita qualche crash, non come gioco, ma proprio che l'emulatore non carichi perché non riconosce bene. Non riconosce bene il controller. In quel caso tutto si risolve riavviando il computer. In qualunque caso il software è aggiornato puntualmente dalla GameSir. Io mi sento di dire che già solo questo è un motivo per scegliere la via premium e questo emulatore qua. E insomma, siamo anche finiti tutto il primo quadro a 29 frame stabili. Io direi che possiamo cambiare il giochino. E adesso mettiamo qualcosa che secondo me piacerà tanto. Niente, la prima istanza si resetta. Questo è ancora un po' instabile, però vi ripeto, sono piccoli difetti. E questo è Bayonetta. Di chi è questo gioco? Di Camilla? Non mi ricordo. Comunque Bayonetta, signori. ...59 fps... ...60 fps... proviamolo meglio. Il punto è, calcolando la facilità con cui si può accedere a queste ROM, come faccio a saltare il filmato? Vabbè, ce lo deve far vedere per forza. Vibra in maniera inconsulta, però state vedendo, sì, c'ha qualche scattino, ma i driver grafici sono in continuo miglioramento. C'ha 35 frame al secondo, ma questo è uno spettacolo. E questo è Bayonetta 1. Voi dite, magari emula pure Bayonetta 2? Proviamo. Guardate sempre prima se c'è qualche patch. Questo emulatore va configurato con un po' di pazienza, però a mio avviso funziona molto molto bene. Bayonetta. Continuiamo. ...60 fps al momento. Sì, ragazzi, però ho capito i social media, però dai, stiamo facendo un video, stiamo provando. Non tanto.
L'audio c'è, il video è quello che è. Se voi dividete il costo per il numero dei giochi meravigliosi che potreste usare sul cellulare che già avrete, capirete che forse sti 60 euro, poco più, poco meno, ce li potreste anche spendere. E magari, magari, non sono proprio una... Saltiamo il filmato, dai, voglio giocare. Avete visto? Premi X. E sto premendo X. Insomma, è un tutorial perfect. Combo. Sono circa 40 frame al secondo. Io... X e A. Questa è la schivata, perfetto. Sabbat temporale. Insomma, avete visto? Ragazzi, io credo che un gioco bello come Bayonetta 2 emulato così. Mi dispiace, questo video sarà un po' più lungo, ma voglio farvi vedere un attimino quanto davvero valga la pena l'acquisto di questo controller per poter godere, ammesso che cosa vi interessi, dei giochi della Switch sul telefonillo. Ricordate, questa è la V3 di Agnes, anche in questo caso lo sviluppo è continuo e insomma diciamo che in questo caso Skyline scansate proprio, cioè per non di farci una pippa, perché non c'è proprio paragone, è una cosa tecnologicamente impressionante, vi lascia... Io non so voi, ma io sono senza fiato. Cioè... Beh, mi spiace, non ho messo... Ci sono a volte delle notifiche, ma... sto giocando regolarmente. Vabbè, Bayonetta 2 è perfettamente emulato, scusatemi. Non è questo il caso di Fast RMX, che funziona ma ha dei problemi alle texture. Proviamo questo, perché del resto, se voi volete giocare con la Switch, magari vi piacciono i giochi della Nintendo. Come sempre, la prima volta, quest'oggi, questo emulatore fa i capricci. Però, magari, insistendo... si migliora. Vediamo se stavolta funge. Avete visto? Super Mario 3D World! Miau!
Eccoci nel lab di gioco del mondo. Emulazione buona, non perfetta, forse un po' scattosino, però guardate che spettacolo. E vi ripeto, già il fatto che siamo a questo punto è il segno che... Al momento ha 50 frame al secondo il giochino, eh? Questo era stato... fatto, non lo so, ho risolto. Ma quanto è bellino. E io che vi devo dire più di questo? Lo state vedendo, sì? Come devo arrivare secondo voi a sta cosa? Quello che ho preso... Io non sto dicendo praticamente niente, vi sto lasciando godere del gioco. Sono morto, sono morto, 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 non sono ancora morto. Qua scatticchia un pochetto, eh. Però mannaggia Breaking Italy col Vabbè, io ho fatto una cacata. Vabbè. Però, se vedete, già a questo livello il gioco è assolutamente giocabile. Divertente. Molto divertente. Beh, ho preso anche una stella. Ciao Mario, ciao, ciao. Benissimo. Crash Team Racing già sappiamo che meraviglia, funzionava prima, ovviamente alla prima simulatore oggi si frizza, però
Basta premere una seconda volta. Questa versione V3 di Agnes è leggermente meno stabile, a mio parere, della precedente, però è più compatibile. Ha fatto l'update con. Sì, bellissimo. Qui ovviamente sta un po' scatticchiando, però dobbiamo provarlo durante il gioco. Insomma, sono difetti di gioventù. Tra l'altro ho cambiato il driver grafico, siamo passati dal driver 611 al 615, è mediamente più performante, ma è ancora un po' acerbo. Si può sempre tornare indietro, eh. Ah, ecco, avevo sbagliato a premere. Ho l'impressione che questo gioco, nella versione precedente con l'altro driver grafico, avesse il sonoro meglio emulato. È un vero peccato, eh? Comunque si può sempre cambiare andando nelle impostazioni. Quindi al momento anche questo funziona abbastanza bene, ma a differenza degli altri ha qualche problemino di sonoro. Oppure forse lo stiamo un po' incasinando noi con tutti questi giochi che abbiamo aperto. Proviamo a aprirne uno semplice, Gunryu. Come sempre, alla prima botta non ne vuole sapere. Grande gioco per gli amanti della vecchia scuola, è questo, un gioco veramente in pixel art. Questa è una prova blind, nel senso che io stesso. Non ho ancora provato, sto provando alcuni giochi di questo emulatore con voi per la prima volta. Questo gioco qui, per chi è cresciuto con Shinobi, con Ninja Gaiden, mi hanno già fatto, ho finito. Che mi ha ucciso a me, ma che cazzo. Vabbè, ragazzi, voi ripeto sempre, l'importante è farvi vedere che il gioco funziona. Non sto facendo un gameplay per farvi vedere di quelli competitivi. Usciamo. Cuphead è perfetto. Mario Tennis Aces funziona, ma ha dei problemini alle, come sempre, vabbè. Diciamo che la stabilità forse era un po' meglio prima, eh? Però ha dei problemini con le ombre, ci sono delle patch,
Ma io, se devo dirvi la verità, torneo. Solo il torneo fungo teniamo. Bene, contro la principessa Peach. Peach. O Pesh. Forse non è Pesh. Vabbè, è morto. Non tutto è bene quel che finisce bene. Questo è un gioco della Toei Plan. Controllo. Dovrebbe fungere bene. Avete visto quello che c'era vicino, vero? C'è Zelda Breath of the Wild. O Breath of the Wild. Sono un po' stanchino, forse non mi ricordo manco più come si chiama. Però adesso dopo ce lo vediamo. Oh, wait a moment, qua vogliamo giocare subito noi, ci abbiamo fretta noi. Ma quanto cazzo è anni 80, mamma mia. Proprio un coin-op anni 80. Guardate, c'è anche la schermata di test. Mi piace tantissimo. E ci fai giocare, Madonna, quanto è bruttarello. Madonna. Ma giocavamo a queste cose così brutte noi? Vabbè, non è che avete preso un gioco in più, è gratis. Oh, a parte la gratuità e le battute, insomma, fate attenzione con gli emulatori e l'utilizzo che ne fate, eh? Vabbè, usciamo. Qui c'è la nostra superstar, Zelda, Breath of the Wild. Ci sono delle patch? Ce ne sono tantissime. Abbiamo in uso una patch ufficiale che non sappiamo bene che cosa faccia. Ma sessanta FPS, usiamola. Vabbè. Ovviamente la prima volta questo controller si deve resettare. Ma da ciò che ricordo, il gioco non è ancora perfettamente emulato, se no, yam che cazzo, come si dice in questi casi. Però dovrebbe essere quantomeno. Eccolo qua, questa è un'opera d'arte, questo gioco. Anche il sonoro c'è. Continuiamo. Sto piano delle origini. E anche Breath of the Wild, sebbene non perfetto, però c'è. Insomma, vi fa ancora tanto schifo l'idea di spendere questi soldini per un controller? Tra l'altro, il video non è sponsorizzato. GameSir non mi paga. Vi volevo solo far presente. Oh, si è crashato. Si è crashato. Proviamo con la patch ufficiale, dai. È ancora un po' a tentativi, però c'è un firmware update in OTA, per cui Overdear, quando siete connessi a internet, andrà a vedere un attimino voi come state e se c'è un qualcosa di nuovo ve l'aggiorna in automatico. Tutto sommato mi sembra un buon compromesso, dai. Problemotti, eppure come vedete
il gioco è emulato. Vabbè, magari ci facciamo un apposito. Vediamo questo che tanto funziona sicuro. E ovviamente si blocca. Ma noi siamo più testardi di lui. Anche perché se non dovesse funzionare questo, vuol dire che c'è qualche problema proprio software. Anche questo che funzionava su Skyline, però capirete che è un po' tutta un'altra cosa. Dai, voglio giocare. È geniale. Boschi boschi. Ma che roba, roba che metà slag scansate. Che gioco vecchio a scuola, mamma mia. Vabbè, sono una sega e muoio sempre qua. Però vedete che il gioco funziona bene. Giochi che non funzionano: Star Wars, Force Unleashed, manco parlare di notte. Mario Kart 8 non ne vuole sapere neanche a parlarne. Fast RMX è ingiocabile ma fa il booting. Dopodiché non si vedono le texture. Sarà risolvibile. Spegniamo sto benedetto emulatore e vediamo i giochi che ci sono sull'altro telefono, se questa volta il telefono vuole funzionare. Un secondo solo che sblocchiamo il telefono. Questo si sta pensando. Lo riconnettiamo. Benissimo. Hanno Ecco effettivamente. alcuni risultati dal web. Sì, stai zitto, non ti sta cagando nessuno. Apriamo l'EGNES e vediamo come va. Ovviamente vuole sempre farmi fare il login. Ok, sì, va bene, è uscito. Vediamo questo con un gioco di macchine. Sì. Ed è andata. Anche Rise, Race for the Future funziona. Ok, è molto piacevole graficamente questo gioco, eh? Vediamo se in game regge, però vi ripeto, state comunque vedendo quello che è un prodotto ancora in sviluppo. Oh, che mazzata! Sono
sono 30 frame al secondo fissi come l'originale. D'altronde non so se ci sarà una patch per i 60 fotogrammi, ma mi sembra più bello di quello che può fare la Switch, onestamente. Ogni tanto scatticchia, ma è quasi impercettibile. Un bel arcade. Anche questi effetti del bagnato sullo schermo. Adesso stiamo nell'acqua. Vabbè. Vediamo se è Diablo che prima ci ha dato la sola, stavolta vuole funzionare come sempre. Quest'oggi funziona in seconda battuta. Mi dispiace molto per Zelda, eppure vi assicuro che io ci ho giocato anche con la V3 e devo aver incasinato io qualcosa con i settaggi delle patch. Non è perfettamente giocabile, nel senso che non è a 60 fps, ma c'è. Questo gioco io l'ho giocato sulla V2, andava perfetto. Non so se sta attendendo, come prima ci ha spinto a cambiare, oppure se c'è qualcos'altro e non funziona più. Ah, eccolo qua. Bisognava aver pazienza. Diablo 3. L'immortale Diablo 3. Ricordavo dei tempi di caricamento più rapidi, ma forse ricordo male io. This place reeks of death. The fallen stars. Sentite però Dulcis in fondo. Molto piacevole graficamente, eh? Bella hack and slash vecchia scuola. I seek the fallen star. It fell on the old cathedral. There was only one survivor, Leah. You should speak with her. Captain Rumford, more dead are coming. We can't open the gates until we drive them back. Ho scelto un combattente potente, ma davvero lento, eh? Never seen anyone fight like that before. Scott, open the gate. You'll find Leah at the Slaughtered Calf Inn. E sentite, questo è un gioco che anche in questo caso credo che il gioco valga la candela. Va bene. Poi vediamo questo, dovrebbe essere un picchiaduro o picchiadurello. Vediamo se funziona. Ovviamente alla prima botta manco peggio che andar di notte. Vediamo adesso se funziona. Dai, non ci deludere, magari è carino, dai. Fai uno sforzino. Il video mi sa che ha raggiunto una durata
siamo sui 50 minuti circa, credo, Madonna. Però almeno vediamo un po' di cose insieme. O c'è da aspettare oppure... Ma io non ho il tempo di aspettare. Prima questo che di sicuro funziona, questo dovrebbe addirittura partire anche su Skyline. Ovviamente per qualche motivo questo emulatore alla prima si resetta sempre e dovete farlo andare la seconda volta. Ho l'impressione che questo core nuovo sia la terza volta che ve lo dico. Un po' instabile e che quindi sarà sistemato. E che ve lo dico a fare? Quanti ricordi, quanti ricordi? Vabbè dai, basta. Provaci, Bullet. Niente, alla prima botta questa V3 si riavvia. Speriamo che sistemino. Però, vi ripeto, il dubbio rimane. Voi siete per la scuola free a tutti i costi o siete per la scuola Premium? Oh, questo è un bellissimo sparatutto di Gearbox e People Can Fly. Se davvero funziona, Madonna, in Unreal Engine questa è una figata. Voglio giocare molto facile, proprio voglio vedere come va. Sì. Capitolo 1, sulla strada per l'inferno. Che sarà la strada di Mantova? Boh. Non è stabilissimo, 22 frame al secondo, ma il dubbio è, ma l'originale a quanti frame andava?
Vediamo se è giocabile comunque. Ma le voci non ci sono proprio nel gioco o non le emula l'emulatore? Non lo so, qua sarebbe da valutare sull'originale, però... A parte che vedo doppio, ma non so se sono io che sto ciecato. Se ricordo bene, mo gli dà un calcio e lo butta. Quindi le voci non c'erano, era il gioco che era così. C'ha i suoi 15 frame al secondo, non è perfetto. 16 frame al secondo, esci dal ponte, sì. Ma non riesco a capire se è proprio pesante il gioco stesso della Switch. Vabbè, comunque anche questo funziona, ma non è perfetto. Altro gioco pesante, ma che tutto sommato funziona, è Team Sonic Racing. Solo che, da quello che ricordo, è ancora molto pesante e lento nella fase in game, quindi i menu sono velocissimi, la musica c'è tutto. Eccolo qua. A cambiare corsa. Io, da quello che ricordo, va ancora molto piano in game, però qualcosa fa. Insomma, è un buon punto di emulazione, eh. Non oso pensare a quanto sarà caldo lo Snapdragon 8 Gen 1 dopo quello che gli sto facendo. E insomma, va a 14 frame al 15 frame al secondo, va alla metà dei frame a cui dovrebbe andare. È migliorato comunque, eh? Ci sono dei glitch grafici, fa un po', non è bello da vedere, ma almeno Crash 4 non se ne parla. L'ultimo che proviamo è questo, Super Mario Odyssey. Ed Sheeran che deve pubblicare il video proprio adesso. Questo vi dico che è emulato abbastanza bene, però ha bisogno di un po' di tweaking e di patch. Magari si può abbassare un po' la risoluzione. Super Mario Odyssey! Ok. Vediamo a quanti frame va. Siamo sui 22 frame al secondo, 15,
Non è perfetto, va? Però vi ripeto, è già un qualcosa. Non trovate nell'altro video. Le istruzioni Vabbè, io mi chiuderei qui il video perché sono un po' stanchino. Ragazzi, questo è il V3 di Agnes insieme al Gamesir. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, se non siete iscritti iscrivetevi al mio canale. Prima che vi saluto, se vi fossero dei giochi che volete provati, scrivetemeli nei commenti e cercherò di reperirli, di provarli e fare dei gameplay appositi. Detto questo, ciao a tutti da Giso.